Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Ho zanzara e una è andata, ragazzi. Via! Bentornati su Climax Car Fishing. Oggi siamo qui nella cava del bosco perché... Perché, Gri? Perché, ragazzi, abbiamo... Fortunatamente abbiamo la fortuna di poterci pescare qui dentro e di conseguenza, visto che qui è, c'è una situazione che prende tutte quelle situazioni ostili che troviamo normalmente in giro, quindi tartarughe, pesce di disturbo, rami, alberi, rami, l'acqua non è proprio limpida, le rame che cadono in acqua, quindi, sotto è pieno di limo da far paura, esatto, quindi pochi punti dove c'è ghiaia, quindi diciamo che c'è una situazione dove ci viene utile per poter capire alcune cose. Quindi questa sera, perché ovviamente sarà una notte secca, quindi abbiamo tutti di lavorare, sono di qui, faremo la notte e domani mattina, in tarda mattinata, ce ne andremo. Però cercheremo di capire un po' come funziona, come poter fare alcuni accorgimenti, capire se alcune cose vanno meglio di altre. Però ragazzi, tutto questo non lo esploriamo adesso, esatto, ma lo vedete nel video. Io adesso subito, ragazzi, vi faccio vedere, perché ce l'avete chiesto un po' in tanti, ci avete consigliato in tanti, e come prepariamo la pastura per questa sera. Ci stiamo un attimo evolvendo nel preparare la pastura in questo modo. Adesso vi faccio vedere subito e ovviamente voi scrivete nei commenti se avreste fatto uguale, se facevate diversamente nella sessione che avete appena affrontato. Insomma, fateci sapere anche voi cosa ne pensate. Noi ci stiamo pian piano specializzando su questa cosa che è il fioccato, che abbiamo sempre discriminato un po', e ho fatto dei piccoli accorgimenti domenica mattina che ero a pescare da solo, proprio qua a fatalità con chi gestisce, e ho visto dei risultati e ho visto anche delle cose che dopo voglio parlarne insieme a te, Cri. Non perdiamo tempo, andiamo a vedere come facciamo il fioccato. Ok ragazzi, allora sarò veloce, nulla di speciale, di sconvolgente, ho provato a fare un attimo una piccola variante rispetto a come lo facevo qualche mese fa. E prima di versare il fioccato e poi l'acqua, stavolta prendo l'acqua e vado a mischiare subito i liquidi, in modo che tutta l'acqua che impregnerà il fioccato sarà già aromatizzata. Perché io cosa facevo prima? Andavo a bagnare il fioccato e poi spruzzavo sopra, ma non tutto il fioccato si prendeva bene con tutto il profumo e appunto il liquid food che stavo mettendo. Quindi ho provato a variare così e sta dando i suoi frutti. Quindi cosa vado a mettere dentro? Vado a erba sicuro, vado a mettere dentro i Smart Liquid, ok, acqua pura qua dentro ragazzi, carico un bel po' perché tanto è alla fine, ecco qua, ok, facciamo anche così e voilà, e questo viene acqua, no, no ragazzi. E poi vado a mettere Essential Cell come gusto, quindi fruttato. Vado a mettere questo liquido che serve per bagnare gli stick mix, ok? E devo dire che anche questo ha il suo perché. Quindi andiamo a mettere un po' dentro. Basta. Adesso cosa faccio? Giro e l'acqua inizia a colorarsi tutta di giallo. Perché ovviamente sono colorati di giallo questi prodotti. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, dovrebbe vedersi, sperando di non farla cadere, ecco qua, ok. Adesso vado a prendere il fioccato non ce l'ho qua perché furbamente siamo andati in agraria e abbiamo preso il sacco quello grande da 25 kg, quindi lo teniamo su perché sennò è d'ingombro, e vado a prendere il fioccato e ne metto un po' dentro. Ormai sono un po' esperto, quindi so quanto ne devo mettere dentro, e poi vado a mescolare, e una volta mescolato ci vado, ragazzi, a dare una marcia in più con delle Tiger. Le abbiamo prese piccoline proprio perché vogliamo averne non troppo grosse, ma di questo diametro. Abbiamo voluto fare una prova e basta. Quindi vado a prendere il fioccato e vi faccio vedere dopo come viene fuori tutto questo pastone, ok? Arrivo subito. Ok ragazzi, allora sono andato a mettere il fioccato dentro, adesso ci aggiungo una bella palettata di micro Tiger. Oppala, facciamo anche due. E inizio a girare. Sta venendo un bel risultato. Dopo Christian lo assaggia e vi dirà com'è. Vediamo come ho fatto. Ok ragazzi,
Ecco qua. Ci ho messo anche dentro due o tre boilers. E questo è tutto, ragazzi. Quindi avete visto, non ho fatto nulla di speciale, però ho fatto dei piccoli accorgimenti. Vediamo se a lungo andare pagano. Magari ne faremo altri anche sotto i vostri consigli. Andiamo a calare col barchino adesso tutte le canne. Vai! Vado a calare la seconda canna. Fatti uno in action. Ok, allora. Vado a calare sulla posta numero 2. Com'è che si fa per andare a calare? Di. Bene ragazzi, allora, come vedete è buio. Abbiamo finito di calare le canne proprio al tramonto, quindi la luce se n'è andata, credo. Però siamo calati giusti, la pastura penso sia buona, Chris si è affidato a me stavolta, ci ha messo il suo pizzico di boilers però, e basta, adesso non ci resta che aspettare ragazzi, e tre canne io, due canne Chris, io su due sono molto fiducioso, sulla terza che è quella in mezzo un po' meno perché è uno spot nuovo, quindi sono curioso di capire se posso partire. E basta, quindi non io ci resta. Io ho le canne in due spot diversi, una nel limo e l'altra invece in ghiaia. Quindi vediamo tra le due quella che renderà o meglio sporco o prima. Pulito. Esatto, anche perché ragazzi, ripeto, poi con calma vi spieghiamo bene tutti gli accorgimenti, le cosine che stiamo cercando di capire. Sì. E soprattutto una cosa importante per le tartarughe, è una piccola cosa che voglio dirvi, voglio sentire il vostro parere. Bene, adesso ci mettiamo un attimo tranquilli, Cri, ci beviamo una Red Bull e aspettiamo prima di mangiare, poi vediamo se parte qualcosa. A dopo. A dopo. Max? Sì, pesante, quindi dovremmo esserci. Ok. No, si è ancorata da qualche parte. E ora aspettiamo un attimo. La senti? Ho lasciato un attimo il filo fermo perché... Ok, lasciando il filo fermo la carpa si è disincagliata, adesso dovremmo esserci, sta venendo incontro adesso. Allora, al suo peso, ma potrebbe essere di tutto, quindi anche le carpe più piccole qua tirano. Ah però. Bella. Che ci racconti? Un bel pesce, Cri. Bello. Ok.
Allora ragazzi, un bel pesciotto, sicuramente un bel pesciotto, tra l'altro caduta sulla canna che ci credevo di meno, quella in mezzo, quindi perfetto devo dire. Ok, vediamo se si fa immortalare. La prima cosa che mi colpisce di sto pesce è le pinne e la bocca, ragazzi. Cioè, guardate che bocca. Mamma mia. Che pesce. Che pesce. Caduto su un bello spinner rig con una pinne nana dippata da mesi ormai. Guarda che pinne, Cri. Guarda che pinne. Che spettacolo. Che spettacolo di carpa. O no, Cri? Stupenda. È vero o no? L'hai visto la bocca? Sì. Ma guarda che pinne! Guarda che pinne! Impressionanti! Sono enormi! Ti prego, vieni un attimo qua che la facciamo vedere bene, queste pinne sono enormi! Guarda che roba! Guarda, Cri! Guarda! Una mano! Assurdo! Assurdo! Guarda che colori! Guarda che bella! Guarda che bella! Mamma, che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Che spettacolo di pesce! Ed è lunga anche, ed è veramente lunga. Va bene, due foto e andiamo a rilasciarla. Guarda che schiena. Mamma, che spettacolo. Let's go. Allora ragazzi, prima di andare a ricalare la canna col barchino, ovviamente vi faccio un attimo vedere quello che è il terminale. Sto provando i nuovi ami spinner dedicati ovviamente all'anonimo nome spinner rig. Quindi solita sezione di boom rigida e l'amo nuovo spinner che sono usciti ormai da qualche mese e ho il piacere di provarli. Ragazzi, ha fatto una lamata da paura e panico, cioè questa non si sarebbe mai slamata. Avete visto che a un certo punto mi ero incagliato, ho lasciato il filo in bando, lei si è disincagliata da sola e l'ho ritirata a riva, ma non l'avrei mai persa per come era lamata. Quindi 1-0 ami spinner, balance weight per bilanciare la pop up del 15, pinne nana, e sono felice, sono felice. Questa è la montatura, semplicissima. Vai Cri, proviamo a recuperare. Vediamo cos'è. C'è? Ho paura che... Sei andata a impigliare la furba? Sì, c'è. C'è, ok. Lasciala andare se sei impigliata come ho fatto io prima. Lascia che si disincagli da sola. Com'è Cri? Si deve essere incastrata perché lì comunque ci sono delle rame. Ok, quindi... questa era la canna, quella sullo spot salvato come numero 1. Quindi quella sotto... Ah no, questa è lo spot 5, signori.
Ok, vediamo se ce la facciamo. Inquadro la canna un attimo. E qui ragazzi veramente è molto tosto il posto, perché comunque nelle sponde sono presenti molti molti ostacoli, molti alberi, molte rame, quindi, e mangiano lì, come abbiamo visto, mangiano solo lì. Le canne buttate nel mezzo della cava non servono a niente. Quindi, eppure c'è ghiaia in mezzo alla cava, quindi dovrebbe essere buono. C'è ghiaia, ma prettamente è una pesca, abbiamo visto qui, su sponda. Bene, dai, tiriamola fuori, Cri. Ok ragazzi, Christian, dopo un duro lavoro di dai e vai, nel senso che sì, più che altro ha lasciato che la carpa si disincagliasse da sola da dove era andata a infilarsi, quindi bisogna avere pazienza in questi casi, non forzare, lasciarla un attimo andare e poi fare un po' di forza. Ovviamente ci vuole un buon filo, quindi la treccia aiuta, però adesso la sta portando a riva, ragazzi. Magari sarà un tronco da 20 kg, ma ok, aspettiamo allora. Allora ragazzi, sta arrivando quattro un tronco, quindi Extractor Pro messa a dura prova. Vediamo se per caso c'è il pesce attaccato, ma penso che si sia slamato a sto punto, o se si è attaccata una tartaruga, boh. Beh dai, il pesce ramo ce l'abbiamo qui, il pesce ramo ce l'abbiamo, bello grosso. Bene, quindi l'amo è là, la carpa si è slamata, è viva, sana e salva, e abbiamo tolto un ramo dall'acqua, perfetto, quindi possiamo ricalare tranquilli, ma cambieremo l'amo perché è spuntato sicuro. Ottimo. Allora ragazzi, prima di andare a dormire abbiamo qui con una bella carpa, una partenza un po' lenta. Com'è qui? Si fa sentire? Insomma, potrebbe essere un carasso? Non lo so, perché si fa che trasportare un po'. Ok. Quindi non te lo so dire. Staremo a vedere. Carina. Guarda la pop-up rosa. Dentro. Vai vecchio! Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Un'altra bella carpa. Stavolta Max ha fatto un rig particolare. Ha fatto un air rig con gli ami i Clor, con due Tiger e una pop-up. E devo dire che evidentemente gli è piaciuto. Sfidiamo via il godino. Eccola qua. Perfetto. Ci siamo. E adesso ragazzi, ve la mostro. Ah, si è girata anche. Eccola qua, un'altra regina. Devo dire che è molto in forma, ma tutte le carpe che abbiamo visto qui sono abbastanza in forma, salvo qualcuna magari un po' più vecchiotta, ma molto bella ragazzi. Ha fatto un combattimento un po' strano perché si è fatta trascinare fino a 10 metri praticamente, poi ha cominciato a combattere, ma eccola qui. Belli sti pesci. Va
Adesso ragazzi possiamo andare a nanna e vediamo se di notte saremo disturbati o se la prossima ripresa sarà con le luci dell'alba. Chi lo sa, il bello del carfishing è questo, l'ignoto, non si sa. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, nottata tranquilla, a parte Cricker usciva con un maiale e qualche bip di disturbo. Mamma mia. No, vecchio. No, no. Cioè, c'è una roba. Perché non si sente lui? Ma se ero sveglio, che senti? Vabbè. Comunque, adesso ci siamo alzati, è l'alba, sono le 6:30, 7. No, veramente sono le 8. Mi ha tirato un po' lungo. E caffè fatto? Diciamo che la sveglia ha fatto un po' di posponi. Beh, adesso comunque fino alle 6:30 la luce bella non c'è, quindi ci siamo presi un po' comoda. Abbiamo avuto il caffettino, abbiamo ricalato tutte e 5 le canne, quindi da un momento all'altro potrebbe partire perché l'alba... C'è già movimento comunque. Esatto, esatto, le canne iniziano a muoversi bene. E adesso, come promesso ragazzi, andremo nel corso della mattinata a farvi vedere qualcosa che appunto va a rispondere a delle vostre domande. Quindi Cri, diamoci da fare e facciamo contenti i nostri follower, giusto? Giusto. Bene, ci prepariamo ragazzi e siamo subito da voi. Allora ragazzi, prime luci dell'alba, come avevamo detto, sono ottime. Quindi neanche il tempo di calarla, il tempo di darci il buongiorno ed è partita la canna. Adesso vediamo di cosa si tratta. Anche questa ovviamente si era andata a infilare la legnaia, ma se si ha pazienza si può anche disincagliare. Quindi adesso sto facendo il giro di tutto l'isolotto, mi sposterò. Come vedete ragazzi, non gli manca la forza. Ovviamente siamo su posti naturali, quindi le carpe la forza devono averla per forza. Addirittura un doppio innesco ho visto qui. Oh yes! Una doppia, tu mi sfoggi. Buongiorno! Ragazzi, la carpa adesso è in sacca e adesso ve la facciamo vedere, però voglio subito ricalare l'innesco perché era in acqua da 5 minuti, o meno di neve, con l'essence and sale di patta con il pineapple, combi rig. Adesso ricalo col barchino, perché quello spot lì secondo me è molto buono, solo che bisogna stare molto attenti perché appunto ci sono le legnaie, quindi bisogna andare a ferrare molto velocemente. Bene, ricaliamo.
Bene ragazzi, arribongiorno. Allora, come dicevamo prima, le prime luci dell'alba sono fondamentali per la nostra pesca, come quelle del tramonto. I cambi di luce piacciono alle nostre amiche e subito entrano in azione. 10 minuti calata, neanche, e subito è partita, addirittura con un doppio innesco, visto Cri, quindi generoso, eppure anche una delle piccole di questa cava è venuta a trovarci. E andiamo subito a vederla e poi facciamo due riflessioni insieme. Ok ragazzi, eccola qua, piccola, discreta, non è tra le più piccole che abbiamo preso, però combattiva, combattiva, perché quando siamo in elementi naturali così anche le carpe più piccole sono forti. E che dire, partiamo bene, la mattinata sembra interessante e sono contento perché la pasturazione col fioccato funziona, funziona perché comunque eliminiamo un po' quelli che sono i principi di alimentazione delle tartarughe, quindi boilers, pellet, e finora tartarughe non le abbiamo viste, i neschi ci sono sempre, quindi sono contento di questa scelta. Bene, ragazzi, adesso andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Ok ragazzi, allora andiamo a rispondere alle vostre domande. Ci avete chiesto in tanti di fare una ripresa di questa situazione, ovvero andare a rimbobinare i mulinelli. Io, siccome con l'occasione devo buttare via il filo che ormai avevo su da 2 anni e quindi devo cambiare, ho detto perché Cri non facciamo un video che così facciamo vedere un po'. Questa era tosta, sono spaventato. Tutto reale ragazzi, ho girato la videocamera proprio perché... Mamma mia, cosa è successo? Scatto pazzesco e poi stop. Porca miseria, mi sono spaventato. Vediamo un attimo se c'è qualcosa attaccato. Mamma mia, vabbè, ok, come non detto. Riprendiamo. Riprendiamo, scusate, cioè, ho visto la canna praticamente piegata. Comunque, stavo dicendo, con l'occasione appunto che devo cambiare il filo e i mulinelli, ho detto, Cri, facciamo vedere non come si fa, perché magari ci sono svariate tecniche, ognuno ha il suo modo, vi facciamo vedere come Crimax cambia il filo e i mulinelli. Con l'occasione ho preso il touchdown della corda, è un 0,40, un 15 libre, versione quella green, ok? Dovrebbe esserci anche quella marrone se non mi sbaglio. Io cosa ho fatto? A casa mi sono già sbobinato i mulinelli, ve lo ricordate il filo viola che avevo? Ormai era esausto proprio, non ce la faceva più. E quindi ho già le bobine pronte, adesso non mi resta altro che andare a togliere la bobina, quella con la treccia, la seconda, e pian piano andiamo a vedere passo per passo come andare a mettere il filo nuovo, ragazzi. Quindi state attenti e via. Ok, allora vado a cambiare già tutte le bobine su tutti i mulinelli, quindi qua ho preso il portabobine, quello sempre della corda compact, e andiamo a mettere la bobina sopra qua. Vediamo se si incastra, ce la farò. Ok, perfetto, il coperchietto qua. E adesso andremo innanzitutto a capire come si fa il nodo per mettere il filo già sulla bobina e dopo quali attrezzi servono per iniziare a imbobinare in sessione il filo. Ok, allora cosa ci serve per imbobinare in sessione un mulinello nel caso magari ci incagliamo e il filo si rovina, quindi abbiamo bisogno di cambiare il filo o la treccia? Abbiamo bisogno del filo ovviamente ragazzi, e in aiuto ci è venuta corda con questo bel secchiellino che sembra un secchiello normale ma invece è il bucket spool se non mi sbaglio. Insomma, cosa succede? Che dentro ha un perno che si va ad agganciare proprio dentro la borsa, in modo che poi una volta che noi faremo entrare la bobina
riempiendolo d'acqua, la bobina starà a contatto con l'acqua, ferma con questo dentro il secchiello, e così inizieremo a recuperare col mulinello e verrà sul filo bagnato, che così si attacca bene sulla bobina, e gioco è fatto, ragazzi. Quindi non serve più di tanto, si può fare tranquillamente, basta prendere un attimo mano come tutte le cose. Una cosa extra, un piccolo pezzo di stoffa, panno bagnato, in modo che quando poi andiamo a tenere il filo proprio a ridosso del mulinello, lo facciamo passare su questa pezza bagnata e iniziamo a recuperare, così almeno non ci facciamo male alla mano anche, ma comunque si distende meglio perché terremo un po' in tensione. Bene. Ok ragazzi, adesso vado a prendere dell'acqua e la verserò dentro il secchio, così da coprire praticamente tre quarti della bobina, in modo che la bobina giri dentro e si impregni d'acqua. Bene ragazzi, faccio qualcosa anch'io. Allora, io vi spiego semplicemente come faccio l'asola per andarla poi a attaccare alla bobina. Allora, questo è quello che faccio io, perché mi hanno insegnato così, quindi sono sempre andato avanti così. Sostanzialmente ragazzi, faccio un'asola, una semplicissima asola, ok? Adesso la faccio, eccola qui. Perfetto, una asolina. È importante andare a pulire, perché poi questa parte qui è quella che rimarrà nella bobina. Quindi bene, fatta l'asola ragazzi, quello che andrò a fare sarà semplicemente questo: nell'asola farò passare la lenza, faccio passare la lenza, perché così si forma un nodo a strozzacane, volgarmente detto. Vedete? Quando poi la bobina andrà, girerà, si tirerà. Adesso ve lo faccio vedere. Allora ragazzi, ricordatevi una cosa importantissima. Sembra banale, ma non lo è. Molti, presi dall'entusiasmo, partono e mettono subito il filo qui. Invece no, va fatto passare per l'anellino. L'anellino. E poi va messo nella bobina. Cosa da non sottovalutare, ragazzi, perché capita e succede. Allora, vi faccio, come ho detto prima, questo nodo qui. Allora, il mulinello gira in senso orario, quindi io devo far sì che l'asola tiri da questa parte quando il mulinello gira. Poi ragazzi, l'asola andiamo a metterla nel mulinello e vedete che se tiro resta lì. Quindi adesso io tiro giù il mulinello, lui girerà e la lenza si tira e possiamo cominciare a imbobinare. Bene, ho imbevuto la mia pezzetta. Adesso mi metto qua così e inizio a imbobinare, ragazzi. Bene, abbiamo finito, ci abbiamo messo 5 minuti, forse di meno, e questo è il risultato, ragazzi. Imbobinato alla perfezione. Adesso vado a tagliare e rinizio con la seconda bobina e poi con la terza.
Allora ragazzi, in tanti ci avete scritto, ci avete chiesto come sono le nuove Xtrator Pro. A noi piacciono tanto, e io, avendo avuto anche le Xtrator vecchie, posso dire che veramente sono delle belle canne, ma sono anche potenti. E tanti ci avete chiesto appunto quanto sono potenti queste canne, si riescono a fare effettuare dei bei lanci. Adesso io... Sì, perché molte volte ci dicono, ma arrivo a lanciare una bombetta a 60 metri, a 40 metri, l'innesco, riesco a raggiungere i 90, quindi ci date delle misure che noi non sappiamo quantificare. Esatto. Però possiamo farlo adesso. Esatto, quindi ho detto, Cri, tu che sei quello forte tra i due, prova a sparare il più possibile lontano il piombo e vediamo a che distanza arriviamo. Che poi ragazzi, premessa, non è quanto è forza e quanto è la tecnica, certo, che ovviamente non ho, ma va bene. Esatto. Va bene, perché così in questo mi metto... caso vediamo quanto è forte la canna. Quindi, perché non sappiamo lanciare tanto noi. Considerando che non sappiamo lanciare, che non so lanciare, esatto, farò un lancio normalissimo che penso faccia qualsiasi persona. Bello carico. Io ho messo già i distance stick lì, perché poi una volta lanciato clippiamo e andiamo a vedere che distanza abbiamo raggiunto. I distance stick sono già posizionati col cordino, quindi a 3,60 m l'uno dall'altro, vediamo quante lunghezze Cri è riuscito a fare. Io dico che secondo me se si impegna almeno 20-25 lunghezze le fa. Ti lascio fare, uomo muscoloso. Considerando ragazzi, vi ricordiamo che le lunghezze sono pari a 3,60 m. Una lunghezza a 3,60 m. Esatto, quindi dopo con la calcolatrice vediamo Strongman quanto è arrivato. Vai. Non abbiamo neanche il piombo giusto, pensate sì, voi. Infatti. Perché non ci serve. Comunque dai, vai. Sei caldo? Caldissimo. Dai, caldissimo. Dai, 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 dai. Vado a lanciare ragazzi. Ah, filo nuovo. Si bagna un po'. La bobina ragazzi. Vado. Ok ragazzi, clippo, vediamo quanto ho lanciato così. Ma credo di essere andato parecchio in là, così è, spanne. Come vedete la ripresa sarà intera ragazzi, non taglieremo nulla, proprio perché vogliamo farvi vedere che realmente le misure sono quelle. Ci sono. E adesso ovviamente di qui abbiamo messo i distance stick. Un attimo Cri, perché devo trovare l'appoggio giusto, e se no è tutto obliquo. A sbobinare. Ok, parti pure. Vado. Allora. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. 8, 9, 10, 36 metri andati, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, un attimo, 18, 19, 20, 72 metri, 21, 22, 23, 24, io ho detto 25, 25, 26, 27, un attimo, 27,
28. 28. 28 distanze, allora, ragazzi. Vatti. Faccio il calcolo. Faccio il calcolo in diretta. Comunque, ragazzi, il calcolo è 28 per 3,60 m. Faccio subito, ve lo dico. 28 distanze per 3,60 metri. 100,80 centimetri. 100 metri, 80 centimetri, considerando che non sai tirare, non c'era il piombo giusto e comunque non è una... No, considerando che avrei potuto caricare anche un po' di più, ragazzi. Poi dovete considerare che sono comunque distanze che pescarci con tre canne diventa impegnativo, perché vuol dire anche pasturarci sopra, poi, quindi non solo la canna da pesca, ma anche poi lo spomb, il marker stesso per trovare lo spot, quindi diventa una pesca impegnativa. Però stiamo parlando di una canna da 10 piedi, 3 livre e mezzo, con l'albero, si avanzare e si incastra anche sugli alberi, perché ovviamente si incastra sugli alberi. Sì, il ragionamento che fai tu è vero, non è una canna da lancio la 10 piedi sicuramente. Esatto, bisogna tenere in considerazione appunto questi fattori. Però ragazzi, noi perché abbiamo preso ste canne? Perché noi difficilmente pescheremo a 100 metri. Se possiamo farlo vuol dire che abbiamo il gommone, abbiamo comunque altri mezzi. E abbiamo altri mulinelli, perché questo è un mulinello 8000, non da lancio. Un'altra cosa, filo dello 0,40. Sì, chi lancia usa lo 0,28, 0,30. Quindi tenendo in considerazione tutte queste cose, io direi che non è male. Non è assolutamente male. Quindi vuol dire che una bombetta, una classica bombetta, arrivate ma veramente in maniera molto disinvolta a 60-70 metri. Quindi ecco, io direi che sono veramente delle ottime canne. Detto questo, ragazzi, adesso vediamo se riusciamo a prendere qualche altra carpotta. Bene, ragazzi, allora anche sta sessione si è conclusa, Cri. Qualcosa vi abbiamo mostrato anche stavolta, sapete che ci teniamo a continuare con la nostra idea di canale di informazione, quindi tutto quello che ci passa per le mani, che ci viene dato, spedito, dato da provare roba, noi ve lo facciamo vedere perché non vogliamo nascondervi nulla. Ricordatevi che Climax è un canale di informazione. Esatto. Detto questo, ragazzi, come salutarvi nel migliore dei modi con qualche carpa in culla, tre piccoli gioiellini di questa cava che l'ho appena lavato. Saranno il futuro queste. Speriamo diventino belle grossette. Stai davanti? Sì. Quindi, ragazzi. Che sberla! Ragazzi, questo è il futuro. Trattiamole sempre con cura, trattiamole sempre bene. E queste ci daranno modo di farci divertire. Esatto, le ritroveremo più avanti. Quindi mi raccomando, come dei bambini. Tanta roba, ragazzi, non ci è mai successo di rilasciare tre carpe insieme. Ha fatto un certo effetto, che ti dico la verità, erano piccole ma li volevo bene. Ero quasi affezionato, ragazzi. Bene, ragazzi, ci vediamo nella prossima avventura. Ciao, ciao!